le 100 spiagge più belle della costiera amalfitana. Minori, luogo storico prescelto dall'aristocratico romano che ne strutturò la sua meravigliosa villa, di cui anche una ricostruzione in forma virtuale, un video meraviglioso che la ripropone. Gode di uno stato giuridico molto particolare perché la sovrintendenza la apre continuamente e frequentemente al pubblico per concerti e per spettacoli a fruizione gratuita, annesso alla quale vi è un piccolo antiquarium, un museo che raccoglie una serie di cose provenienti dal territorio, tra cui le famose ancore provenienti dall'arco dello scoglio dei Digalli davanti Positano. Ma la parte ancora leggibile di questa storia degli ultimi 300 anni riguarda proprio queste colline e il loro terrazzamento. Immaginate quante migliaia di uomini e quante ore di lavoro sono state necessarie. Il lavoro specifico veniva denominato quello delle mangiarrine, questi terrazzamenti per poter fruire della collina, per imprigionare il terreno con muri a secco intatti e ancora in piedi, forse abbandonati, ma di sicuro che hanno sfidato il tempo sia per alluvioni varie e sia per piogge o inverni particolarmente insistenti. Questo permetteva di coltivare di tutto, di cui fino ad arrivare alla scelta finale costituita dal limone femminiello amalfitano o sfusato, che tanto successo trova nei turisti sia per un consumo a crudo e sia per il limoncello. Il limoncello Costa d'Amalfi è una di quelle bevande negli ultimi anni più consumate, fredde, gelate, dissetanti. Eccole le colline, gran parte in abbandono come tutto il lavoro agricolo, ma intatte nella loro struttura congegnata e partorita con un disegno architettonico molto molto valido, perché avvolge senza stravolgere la collina e non ne guasta il disegno, non ne guasta il prospetto. La cultura avveniva con un saliscendi di attrezzi, tra i quali il famoso e benedetto paluorcio. Il paluorcio era un tripode in cui si stendeva un cavo di canapa per scendere quella che veniva chiamata la connola di limoni da cima a valle o risalirla eventualmente. Anche e soprattutto gli asini svolgevano in compagnia dell'uomo un lavoro determinante. Ancora in alcune parti tra Scala e Ravello gli asini vengono utilizzati e sono così talmente avvezzi a questo tipo di lavoro che una volta caricata la loro soma da soli sanno dove devono andare, anche a distanze superiori ai 3 km. Per essere scaricata e caricata su camion o in depositi.